Un saluto a tutti. Questo è un giorno che non dimenticherete. È il giorno della grande finale. Finale di AFC Champions League 2017-2018. Nella gara d'andata il Katarojan ha battuto il Sanfrecce Hiroshima 2-1 con gol di Dybala e di Talca Sheden. Si è opposto Takahashi con gol segnati dal 44esimo al 60esimo. Mi correggo, l'edizione 2018 della Coppa, visto che è giocata annualmente e non a stagione. Ricordiamo che il Katarojan è campione da Senkag e quindi giocherà il prossimo mondiale per club. Gli schieramenti delle due squadre. Questo è l'Hiroshima e questo è il Katarojan. Sirigu in porta, Zeromento, Quagliarella, Dybala e Mukandi, campione del mondo con la Nigeria nel 2018. Un gol straordinario, il capitano della squadra. Splendido pallonetto. La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. È un gol che cambia totalmente gli equilibri della partita, perché all'Hiroshima serviva un solo gol per vincere la Coppa e qui adesso ne servono tre o due per andare supplementare. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante e arriva alla fine del primo tempo. Calcio d'inizio. Qui non prende il pallone, ovviamente è fallo. Può cercare il taglio in mezzo. Occasione! Daniel Alves si è lanciato in un'azione personale. Un gol incredibile, pazzesco, straordinario, ma come ho fatto? Il pareggio era nell'aria. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Ora gli lasciano fare quello che vuole. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pericolo! Può cacciare la rete. Si avvicina alla porta. Alta chance. Fantastico gol! Un gol incredibile! Quagliarella. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore.
disastro finale, tutti sotto la doccia. Ma il traguardo che sognavano dall'inizio della stagione è un giorno che i tifosi non dimenticheranno mai. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. La coppa per il quarto Gian che adesso dovrà disputare il mondiale perché contro il nazionale l'Horn, la squadra campione d'Africa, e il Paris Saint-Germain. Qui ovviamente c'è posto anche per Pasquale Fisina seconda, ricordiamo due Champions League, una Coppa Libertadores, un'Europa League, un mondiale, un europeo, due premi come miglior allenatore dell'anno. Adesso una FC Champions League. Miglior giocatore della partita, 0 Mento, voto 7. Gol segnati, 0 Mento 44esimo, Kawab 59esimo, Quagliarella 78esimo. La linea in studio.